onda, buongiorno, allora, buongiorno. Cari amici. Buon martedì, il giorno di Marte, il giorno dei cambiamenti, va? L'aprile. Aprile? Sì, ma l'aprile, no? Sì. No, no, il giorno di Marte. No. Martedì. E allora? Il giorno di Marte, il giorno in cui ci si ribella. Marte. E io sono fermo, tu sei ferma, i greci ancora proprio... Ferma. Marte, Marte, il dio della guerra. Io vado avanti e indietro nel tempo. Sempre guerra, faceva Marte. Non è un dio che mi piaceva troppo, Marte. A me piaceva Giove, Giove era un grande. Giove era un grandissimo. Mi piaceva... Venere, nata dalla spuma del mare, stupenda come non mai. Va bene. E poi mi piacevano gli eroi, tutti gli eroi della guerra di Troia, dell'Iliade, Ilios, Omosa Ilios. Sarebbe bello rievocarli ogni tanto. Ora, volevo dire, oggi si festeggia Santa Gemma. Innanzitutto vi saluto, una buona giornata a tutti. E chi si chiama Gemma? Augurissimi. Per quanto concerne il pensierino del giorno, ho qui questo di William Islett, dice: le antipatie violente sono sempre sospette e tradiscono una segreta affinità. E qui sono perfettamente d'accordo con lui, perché ci sono dei colleghi giornalisti, in campo nazionale, in campo regionale, che scrivono articoli odiosissimi perché odiano. E infatti sì, non è questo il giornalismo. Io che sono stato un grande, rispettosissimo dell'Indro Montanelli, il quale era molto sereno nei suoi giudizi e non ha mai odiato, perché è così che si fa il giornalismo, se no cade tutto e crolla tutto quanto. Andiamo allora a vedere i titoli velocemente della Gazzetta del Sud, e dice: i sette grandi tra Assad, il rebus siriano e il Cremlino. Lasciamo cadere la cosa qui, perché ne ho parlato ieri, e non sono convinto dell'azione di Trump. C'è qualcosa sotto, e lo ribadisco, perché bisogna togliersi di mezzo Putin. Questa è la vera verità dei fatti, perché l'amicizia con Putin ci porterebbe a quello che voglio io, e molti come me lo vogliono: l'uscita dall'Europa. Dall'Europa, se ci vogliamo salvare, bisogna uscire e lasciare stare la Merkel, lasciare stare Junker, lasciare stare come si chiama quello, mi sfugge anche il nome, tanto che l'ho criticato, sono 15 Juncker. Juncker. Draghi. Ah, Draghi. Mamma mia, che uomo, nulla, il nulla, peggio di Monti per Bacco, il nulla, Mario Draghi. Una cosa incredibile, e però dobbiamo rimanere, e certo, con tutto quello che di me che mette nel portafoglio, e certo, e te ne frega, te la povera gente. Che con l'euro è sbandata completamente, perché ad Amato, a Prodi, che adesso dice che l'Europa ci sta rovinando. Prodi, guarda che veramente i livelli sono bassissimi qua, e Prodi che si permette di dire che ci hanno rovinato, dicendo sciocchezze. Perché io ricordo molto bene, perché per sfortuna loro non sono un bambinello come quelli che ci sono oggi, poveretti, non le sanno certe cose. Stavo benissimo con la lira, prendevo un ottimo stipendio, lo ricordo ancora, prendevo 1.600.000 lire, non era uno scherzo, e andavo benissimo, mantenevo la famiglia alla grande. No, dice la lira, è per forza, adesso con l'euro, andiamo avanti, continuiamo, ma usciremo, non ti preoccupare, usciremo. Lo dicevo poi, che era il giorno di Marte, io questo. Poi andiamo all'altro. Oggi ci sono dei titoli che mi fanno... C'è qualche notizia moltissimo. Oggi? Di pancia abbiamo il PM. False le intercettazioni su Tiziano Renzi. Ma a me di Tiziano Renzi non mi interessa.
Vabbè, perché io devo dire che in Italia siamo pieni di gente indagata che fa paura, una cosa inverosimile e incredibile, perché gira molto denaro. Questa è la vera verità dei fatti, e ognuno cerca di arraffare quello che più può, non quello che può, quello che più può, che è diverso il concetto. Ma mi voglio fermare alle intercettazioni. Questa è un'altra guerra che ho fatto io intorno agli anni 2005, dicendo che le intercettazioni, non fatene quando volete, però dovete dimostrarlo, non si può, perché possono essere manomesse, e caspita se possono essere manomesse, caspita se possono essere manomesse, perché basta far parlare una persona, vedi, io sto parlando stamattina, no? Uno registra e mi fa dire tutto il contrario di quello che sto dicendo, è semplicissimo questo qua, no? Attenzione, la tecnologia è pericolosissima, e quindi i signori PM che esperiscono le indagini devono trovare se è veritiera o no. Questo è il lavoro del magistrato, come per quanto concerne il pentito. Non si può dare voce al pentito con faciloneria enorme, quello ti cambia continuamente. Non facciamo la Bindi che ha detto che se ne va, però quando se ne va a fine legislatura, come che bugiacca, ha rovinato, questa è una di quelle politiche che ha rovinato l'Italia, lasciamo stare, andiamo avanti. Caso Genova, Grillo ha sbagliato, il giudice dà ragione alla Cassimatis, candidata sindaco MC5, MC, i grillini, per favore, sti sigle, mi sembra una cosa terribile, e non gradita, ma gli ha dato ragione il giudice, vediamo come va a finire, e chiaramente gli ha dato ragione il giudice, ma Grillo la escluderà lo stesso, questo è il discorso, perché Grillo ha perso completamente la testa. La testa, ho detto ieri e lo ripeto oggi, no, che non credo assolutamente che egli possa prendere dei voti. Non ho capito, chi mi mente la sorte? Non c'entra niente, Ale, perché io sto parlando io, non mi importa nulla del titolo. Salutiamo Alessio, approfittiamo per salutare quindi, il nostro Alessio quello. Gioia. Volevo dire che Grillo non ne prenderà voti per come pensa lui, nella maniera più assoluta, perché molta gente non lo voterà come non lo voterò io, come non voto niente io. Invece andremo a far diventare una percentuale più consistente quelli che non andranno a votare. Ma che cosa voti? Penso su voto. Eh sì, ma a che serve una maggioranza silenziosa che non serve a niente e che dà sempre di più la possibilità ad una minoranza non qualificata di fare quello che vuole? Chi è questo? Salutare l'astensionismo in maniera... Ma se i grillini non dicono no, ma devono dire qualcosa. Cioè non gli cambia la vita comunque a quelli che si entrano, scendono in campo, si mettono in gioco, che continuano a fare politica se il partito degli astensionisti cresce. Questi vanno politica, no. Questi vanno a Tieto a raffare denaro. Hanno raffato denaro. Lo so, e lo faranno sempre più facilmente se l'astensionismo cresce, lo faranno sempre più facilmente. No, se l'astensionismo cresce, innanzitutto... Sì, s'ammucciano da Brigogna. Innanzitutto bisogna far sì che bisogna dare voce all'astensionismo. Tu non vuoi farti per te le... E l'astensionismo la voce... Se la deve dare da solo l'astensionismo, ma... Devi avere il rispetto di chi non va a votare, per bacco. Voglio dire questo. Ed ecco perché le leggi elettorali devono prendere in considerazione questo. Ma stiamo scherzando? Il 35% è 35%, non è mica uno scherzo. Questi sono dei mascalzoni e non prendono in considerazione chi non va a votare, che è altissima percentuale, alti in un partito, 35%. Non è mica uno scherzo. Perdonate. Io non quindi secondo te potrà... Come io sono onorato di non andare a votare, perché certamente non posso andare dietro né a Grillini né a Renzi. Potrà determinare un cambiamento l'astensionismo. Gente seria, va bene, che non che mi prendi in giro. Grillo mi ha preso in giro, lo posso dimostrare. Non ha fatto una cosa di quello che ha detto, una soltanto. Comunque, se c'è qualcuno che può farlo, aspettiamo le smentite. Andiamo a vedere i richiami.
richiamo, qui dice: il nuovo stadio Marulla sarà costruito in 3 anni. Questa è una provocazione bella e buona. Ma vogliamo scherzare, insomma, Cosenza è una città che il signor Occiuto sta chiudendo, e le due notizie che andrò a leggere stamattina, questa e poi l'altra all'interno, d'accordo, ci dice chiaramente che questo signore vuole rovinare Cosenza. Ma io non me la voglio prendere con lui stamattina, perché tanto parlare di lui, lui proprio non se ne importa nulla, non pensavo che era un uomo così insensibile e senza dignità, senza dignità, non c'è scampo in questo, ma me lo prendo con l'onorevole Santelli, la quale l'appoggia a prescindere. Proprio non se ne importa nulla l'onorevole Santelli di quello che sta facendo, questo obbrobrio sta facendo. Tu, Piazza Bilotti, un obbrobrio incredibile, ha chiuso una piazza pensando che la gente andava a finire nel garage sotterraneo, no, e non ci va nessuno, ammesso che le statue, che le cose enormi che esistono in una zona della Sardegna, ma sono state fatte secoli fa, le statue alte, enormi, quindi qui non hanno nessun significato, non te ne puoi servire della piazza, della più bella piazza di Cosenza. Ha chiuso la Sagliuti Pagliaro, famosa Sagliuti Pagliaro, ha chiuso via Molinella, ha chiuso via Maria Greco, ha chiuso Piazza Santa Teresa, che era uno spettacolo, un grandissimo spettacolo, e c'è una limitazione di traffico che fa paura. Vuole chiudere Piazza Riforma limitando anche lì il traffico, perché si verrà ad avere una viuzzola, cioè via Rivoccati, dove passa e succederà l'ira di Dio. Ha cambiato i sensi direzionali a via Simonetta e via Tancredi. Ha chiuso i semafori, per cui c'è un casino che non vi dico. È andata a fare quella rotatoria a via Viale della Repubblica, che è una cosa nauseabonda, proprio senza senso, architettura zero. Non lo so cosa vuole fare, va bene? Continua imperterrito a voler chiudere Cosenza, perché ha detto che vuole fare un parco giochi. Ha scambiato Cosenza per New York, non c'è dubbio. Un parco giochi in via Mancini, che era una via spettacolare, lo è ancora, ma lui l'ha ridotta una... come si chiamano? Cresciavoli campagna, andiamo a terra, ecco. È venuto, questo l'ha ridotto, e l'onorevole Santelli l'appoggia, non conosce, non ama Cosenza l'onorevole Santelli, come non l'ama Occiuto. Ma Occiuto non c'è mai stato a Cosenza, posso capirlo, non c'è mai stato, dice, la mia città, quale mia città? Ci sono altri problemi e non ne risolve uno, c'è il centro storico, nessuno ne parla, c'è Vagliolise, sta chiudendo la stazione. E non c'è dubbio su questo, perché i treni funzionano e non funzionano. È chiusa la Cosenza Camigliatello, che era uno spettacolo, vabbè, che sta soltanto distruggendo Cosenza. Questo sta facendo. Adesso, che cosa se ne deve fare Cosenza di un nuovo stadio? Ve lo dico io a cosa serve quello che sta facendo questo signore. Da aumentare il debito del comune, perché non è che glielo fanno gratis il campo, è un prestito del credito sportivo. Il credito sportivo è una banca, la banca te lo aziona, ma c'è il debito. Ora, ci sono tutte le strade che sono fatte a pezzi e l'asfalto, marciapiedi, è caduta una signora stamattina davanti a me, perché il marciapiede tutto sterrato, rovinato, è andata a tenere, credo che si sia fatta male, seriamente, insomma, e Occiuto a che pensa? Allo stadio e a litigare con Oliverio per quanto concerne la tranvia.
Io gliel'avevo detto già ad Oliverio, l'avevo detto, cari amici, chi mi ascolta se lo ricorda, che la tranvia lui non la vuole perché deve chiudere Cosenza. Se fa la tranvia, come lo chiude Cosenza? Non si chiude più. Come lo fa il parco giochi a piazza, a via Mancini, se ci passa la tranvia? Basta. Questo signore vuole distruggere Cosenza. E di questo io ringrazio l'onorevole Santelli. Continuo così, onorevole, non si preoccupi. Come non votano per i grillini, nemmeno per voi votano. Non pensate che l'entrata in campo di Berlusconi porterà notizie buone per Forza Italia. Si è allo sbando, completo sbando in tutti i partiti. E anche su questo noi saremo lieti di accogliere repliche e contributi difensivi o comunque insomma dialettici. E mentre andiamo avanti, sì, cioè, vedi tu un po' che devi dire, sì, poi faccio anche i ringraziamenti, ma dalla redazione il nostro Davide Franceschiello ci invia due lettere che sono arrivate appunto in redazione da parte di Antonello Di Turi. E una è indirizzata al ministro Poletti. Caro Perito Agrario, Poletti ti scrivo, no, è di Domenico Gatti, questa qui è di Domenico Gatti. Signor Perito Agrario Poletti, sì, in un paese che richiede laurea anche per servire caffè in un bar, lei è l'ennesimo caso di non laureato che raggiunge poltrone d'oro, vertici di rappresentanza delle istituzioni e stipendi pazzeschi. Ho dato un'occhiata al suo curriculum e le garantisco che lei non verrebbe assunto neanche all'Arlington Hotel della mia Dublino a servire colazioni, come io, giovane avvocato laureato militare, ho fatto per pagare le spese di sopravvivenza in un paese straniero che mi ha dato una possibilità che il suo paese mi ha negato. Vabbè, poi continua, però si può leggere perché Davide Franceschiello l'ha condiviso proprio sulla pagina di Mediaterronea come commento, ma credo che queste due lettere faranno il giro del web in questa giornata. Poi ce n'è un'altra, sempre segnalata da Antonello Di Turi. Acqua Formosa, il progetto SPRAR assume solo i parenti e gli amici. Dopo 6 anni da operatore nel progetto SPRAR di Acqua Formosa non mi è stato più rinnovato il contratto di lavoro. Su circa 30 operatori, tra cui le intoccabili mogli del sindaco e del vice sindaco e tra fratelli e cugini del presidente e vice dell'associazione, solo io sono stato messo da parte, mandato via senza motivo, senza neanche una spiegazione. La persona che ha scritto questa lettera invece rivendica addirittura la prima primogenitura, e si tratta proprio di Antonello Di Turi, la primogenitura insieme ad altre persone naturalmente di questo SPRAR. Anche questa è una notizia, ma questa in particolare è una notizia che ci colpisce. Acqua Formosa è un orgoglio per la nostra regione, per come modello di accoglienza, di inclusione sociale. Ci auguriamo insomma che anche su questo argomento ci arrivino delle smentite o comunque un contraddittorio. I saluti e i ringraziamenti, così riprendiamo con la carta stampata. Dobbiamo aspettarci ogni tanto qualche incursione del web. Dovevi dirle, ho voluto dire determinate cose, è importante. Tutto è importante. Poi bisogna vedere cosa si combina. Io non si combina nulla. Qui c'è questo titolo che me lo sono trovato davanti, il difficile dialogo tra scuola e lavoro. Prescindere dal fatto che non c'è mai stato dialogo tra scuola e lavoro, forse una volta, ma negli anni 50 sì, c'era, ma c'era allora la scuola e l'università. Oggi non c'è niente, non ci può essere dialogo tra scuola e lavoro nel momento in cui hanno fatto sparire Codignola. Fu allora. Codignola ha fatto sparire le arti e i mestieri. Non esistono più artigiani. Perché? Perché si è creato un tempo addietro Luzzolo di far andare tutti all'università. E la gente si è iscritta all'università, adesso molti meno. Però che te ne fai del titolo
Se poi non riesce ad entrare in nessuna parte, solo per il gusto di dire, di scrivere alla porta, dottore, ma pare ridicolo questo qui. Se non rivediamo l'università, l'altra volta nel parlare poi mi è sfuggito l'intervista che avevano fatto ad una professoressa, voglio riprenderlo domani, voglio trovarlo, era sul quotidiano, l'intervista ad una docente, meglio, non professoressa, docente dell'università della Calabria, che diceva, e che questo mi ha attirato, mi ha intrigato, diceva che se non si rivedono, non si modifica l'università, non ne usciremo assolutamente fuori. E non l'ho potuto leggere tutto, perché poi chiaramente abbiamo fatto la rassegna stampa e mi è sfuggito, però lo voglio riprendere perché è molto, ma molto interessante questo. In effetti in Italia, e chiudo, ci sono università a Giosa, l'ho scoperto l'altro giorno, me l'ha detto una persona, io non lo sapevo, che niente meno, per accontentare la figlia, non so, e qua e altri amici, c'è una università vicino alla Mezza Termine. Immaginiamoci, non possono nascere così. No, cioè, c'è una parte di scienza infermieristica. Allora bisogna, e allora specificatamente non lo so perché non l'ha specificato, ma se faccio le ricerche riuscirò a sapere e a capire cosa sia. Però non è così, le università devono essere poche ma buone, e quindi ci deve essere un'interconnessione tra le università e il lavoro, non che dai lauree in lettere, laurea, così. No, tu devi vedere un po' che posti di lavoro ci sono, la scuola che ti dà. Sì, ci sono, abbiamo bisogno di 10 insegnanti ed escono i 10 insegnanti. Abbiamo riempito la scuola come un uovo. Va bene, per dare posti di lavoro il sindacato ha fatto cose assurde. Noi ci troviamo alla scuola elementare, 3-4 maestri. Che fa quel bambinello con 3-4 maestri? Non ci capisce niente assolutamente. Per dare il posto di lavoro, non per pensare alla preparazione del bambino. Mi dispiace. Certo che è difficile il dialogo tra scuola e lavoro. Qui non c'è dialogo, qui c'è disordine. Ecco, la modifica della scuola e quindi dell'università. Questo è il discorso. Andiamo. Ma perché le politiche occupazionali avrebbero bisogno di una programmazione orientata allo sviluppo dell'economia di sì, un territorio. Sì, ma non vuoi. E soprattutto in alcune regioni questa cosa secondo me non la vogliono, non la si vuole, perché è più importante tenere le persone nel bisogno. Schiave del bisogno, perché sono in questo modo più gestibili. Ma quando manovrabili. Sì, il bisogno sì, devi far lavorare, ma non per accontentare una persona ne distruggi 100. Scusami, qui il discorso è serio davvero. Tu hai distrutto la scuola. Non scherziamo, non c'è scuola più, non c'è niente. Quindi che me l'hai accontentata, l'hai messa a lavorare, ma sempre poi ci ha pensato anche quell'altro signore incosciente, come non mai mi mettono alla pubblica istruzione, gente, Luigi Berlinguer, lauree per tu, lauree, tutti la pure. Dunque, il callista, l'infermiere professionale, ma che susse, che su arti? Non su mestieri, basta un corso e vai avanti, come era bellissimo il corso che facevano gli infermieri professionali, erano dei tirocini che venivano fatti nei vari reparti dell'ospedale per 3 anni, se non vado errato, dopodiché, va bene, veniva fatto un esame e trovavano immediatamente il posto nei vari ospedali, no? Adesso non trovano niente, che sa laurea in infermiere professionale, facciamo. Facciamo ridere. Il lavoro è un diritto dovere, perché ognuno di noi ha anche il dovere, attraverso l'esercizio di una sua professionalità, di concorrere allo sviluppo e alla crescita del suo territorio. E invece purtroppo ultimamente sempre di più è elargito come un favore, come un privilegio. È il contraddittorio tra questo ragazzo che ha scritto al ministro Poletti e il ministro che ha licenziato questi giovani
che secondo lui si lamentano come giovani che lui non vorrebbe neanche come collaboratore, è molto importante perché è qui proprio che si esprime e si consuma veramente il cuore del problema. Sì, ma in Calabria non ne usciremo mai se avremo sempre questi stessi politici, perché gira, abbiamo sempre gli stessi politici. Ecco, e ritorniamo sempre al discorso della modifica della seconda parte della Costituzione. Bisogna togliersi di dosso questi politici, ci vuole il ricambio. E basta, solo questo può dare il successo e quindi l'avvio di una nuova era per la Calabria, se no la Calabria è sempre gli stessi. Leggevo l'altro giorno che Occhiuto si prepara per la presidenza regionale. Si devono permettere queste cose, l'ha fatto il sindaco, vattene, vai a casa, un presidente regionale, hai finito di fare il presidente della regione, vattene via, così si discute, non che una vita a fare, entrare in politica, esci da un posto, entri dalla porta, entri dalla finestra a fare il presidente dell'ASL, il direttore, per carità. Gente che non ha detto niente improvvisamente può dire qualcosa. Vuol dire assolutamente niente. Anni niente, che fa? Non è possibile, questo è, non è possibile. Vediamo un po' qui l'importante strumento la prossima settimana, commissione urbanistica, piano strutturale comunale. In vigore subito dopo l'estate. A maggio la discussione del civico consesso. I proprietari degli immobili avranno 60 giorni per eventuali osservazioni. Il PSC, il piano strutturale comunale, predisposto dal sindaco Occhiuto nel primo mandato, sostituirà quello vecchio di 40 anni. Vabbè, per poter parlare e muovere. E dare un parere bisogna leggerlo, perché altrimenti non si possono dare così, tanto per aprir bocca, come si suol dire. I ringraziamenti anche, ecco, stamattina per benissimo. L'edicola Giannino di Amisasi, già di Roma, e poi per Massimiliano Di Mari, altro giovane edicolante di via Frugiuene. Salutiamo tutte le edicole della città, invitiamo tutti a frequentarle, a comprare i giornali, a leggerli, a discuterne e a farlo anche con noi attraverso la nostra pagina Facebook. Salutiamo Davide Franceschiello che ci sta supportando con i suoi contributi, interagisce sempre. Stasera ci sta preparando una grande puntata di Lupus in Forum che andrà in onda alle 22:30 dopo che si saranno consumati i fasti di Juve-Barcellona. Sì, che si gioca a Torino. A Torino. Perfetto. Quindi avrà ospiti di grossa portata. Vabbè, lasciamo stare, poi dirò la mia quando passiamo allo sport. Va bene. E andiamo al quotidiano. Il quotidiano dice: apertura massoni tra le vittime dei clan, è virgolettato, per cui chiaramente l'ha detto qualcuno, il gran maestro. E chi è il gran maestro? Vabbè, viva l'Italia. La massomafia vadano a cercarla altrove, non da noi. Parole di fuoco contro l'antimafia e tra quelli che ci hanno capiti. Cita Franco Iacucci. Vabbè, Franco Iacucci sarebbe presidente della provincia. Vabbè. Mi viene da ridere, ritorno velocemente a questo. Ora, la mafia, la massoneria, no, domina il mondo da secoli. No? Io ho studiato un po', per farmi un
po' di cultura, non per entrare nel particolare, perché la cosa non mi riguarda. Questa nasce niente meno ai tempi delle piramidi dell'amico antico Egitto, niente di meno, e ha sempre dominato. E qua se ne c'è abbinde che adesso è ignorante, che non ti dico, guarda, ma ignorante ignora tutto, ma quello che mi dispiace è che se ci inzuppa Rubane anche Travaglio, e lì mi dà fastidio, perché Travaglio è stato con Bondanelli, e lui sa che la massoneria è sempre esistita e ha sempre comandato, la massoneria. E quindi insieme può fare quello che vuole? All'altro siccome è sempre esistita e ha sempre comandato. Significa che, ma che lo fa? Lo fa, Mariano, un bacio mio, lo fa, Vabbè, un po' di fastidio almeno. Massoneria, ma quale fastidio? Non si dà fastidio così, alla Bindi. O si hanno prove tali che, dunque, attenzione. Se si commettono reati, sì, ci mancherebbe altro. Si commette reati, ma lo deve commettere il reato, però non può essere accusato così. E fai sequestrare i registri della massoneria. Dove poi? Mi pare solo in Calabria. Ma che sono queste cose? Comunque, lasciamo stare. Io non la condivido, la Bindi, immaginiamo un pochettino, se la vado a condividere adesso. Perché quando è stata ministra della sanità, è meglio che non mi fai ricordare quello che è andata a combinare, eh? Andiamo a combinare. Vabbè, andiamo a noi. Metro Leggero, Ucciuto diserterà il prossimo incontro, ne ho già parlato, è inutile ripetere, non la vuole, signori miei. Andiamo avanti. Liste per le primarie PD, chiusura al photo finish. Cosa? Al photo finish la chiusura. Sì, vabbè, ci sono le primarie. Le primarie. Ancora andiamo con i primari, andiamo dietro a queste sciocchezze inaudite, copiamo in malo modo, noi scopiazziamo, no? Le primarie statunitensi, per favore, è tutta un'altra cosa, immaginate un po'. Vediamo Cosenza cosa dice, vabbè, questa è una colletta per pagare gli scafisti, vabbè, cose gravissime, si hanno fatto a pezzi, no? La povera ragazza. Vabbè. Linee guida per stabilizzare i giudici. Il Consiglio di Stato sulla vicenda dei magistrati di pace e onorari precari. Indicazione al Ministro Orlando, un atto legislativo urgente di precedenza assoluta. Cioè ci sono 5.000 giudici in attesa in tutta Italia. Mi pare. Ancora Giovannardi, ancora, mamma mia, signore. È accusato, è indagato, insomma. Beh. Accusato di aver favorito la cosca di Cutro. Per favore, quando comincia ad essere accusati, non c'è niente. Che è tutto da provare su questo. È un modo attenzione. Per tornare in auge. No? Per in auge. Su, Berlusconi c'è in auge, vuol tornare un'altra volta. Abbiamo qui raduno alla confluenza degli oppositori della metro e del nuovo stadio all'ombra di Alarico per dire no alle grandi opere. Quali sono queste grandi opere? Scusatemi. Sì, la tramvia è un'opera certamente interessante, ma vi ribadisco il concetto, non c'è bisogno di dire no alle grandi opere, lo dice Occhiuto, non vi preoccupate, avete con voi Occhiuto, che niente meno ha detto che deve chiudere Cosenza. Occhiuto è uno di quegli ambientalisti italiani che dicono no a tutto, attenzione, i peggiori d'Europa e del mondo, anzi, ve lo posso dimostrare, non è che c'è. L'ambientalista fa di discorsi seri nelle altre parti e non chiude al progresso nella maniera più assoluta, anzi, qui siccome in Italia si deve imbrogliare per forza, no? Non si è capaci di costruire nulla con serietà, va bene? Veramente serietà, e allora ecco perché succedono queste cose, nelle altre parti fanno le cose con grandissima serietà e si va tranquillamente avanti. Qui c'è all'ombra d'Alarico, ancora Alarico, e finiamola con questa Alarico, finiamola. Alarico non è mai passato da Cosenza, mai.
Storia dovete studiarla, ha ragione Maria Rosaria. Leggete, studiate, andate in biblioteca, per bacco. Non si parla così. Ha ragione anche D'Alema. D'Alema dice di mille e mille pagine di storia se ne prendono 20 e si discute. E come si fa a discutere con 20 pagine? La storia non è 20 pagine, scherziamo. Andatela a studiare. Io sono pronto a scommettere che nessuno dei cosentini conosce la storia di Cosenza, ma nella maniera più assoluta, nella maniera più, proprio non si conosce la storia di Cosenza. Potremmo fare noi? Come? 5 minuti ci restano. 5 minuti, va bene, tanto è un comitato spontaneo detto che ha scelto le confluenze per riunirsi e contestare la metro, una serie di opere che questo sindaco ha messo in campo. Io volevo segnalare invece questa notizia: Calabria Pride sbarca in città. Il 1° luglio 2017 ci sarà il primo Gay Pride che verrà celebrato proprio nella città di Cosenza, e molte sono comunque le iniziative che precederanno questa iniziativa finale, seminari anche in collaborazione con l'Università della Calabria su temi molto sensibili che vanno dalle unioni civili alle discriminazioni sul lavoro. Sarà presente anche l'onorevole Cirinnà in uno di questi seminari, e tanta partecipazione da parte di tutto il mondo associazionistico, gran parte del mondo associazionistico, e anche di sindacati e altre organizzazioni. Quindi già dal mese di maggio inizieranno questi seminari preparatori a quello che poi sarà il momento dell'orgoglio gay, del Gay Pride del 1° luglio. L'hai detto tu, io non condivido, per cui si può anche. Non è che dobbiamo dire solo le cose che condividiamo. Non condivido nella maniera più assoluta, e non ho paura, perché tutti questi che gli danno ragione sono ipocriti, grandi ipocriti che devono o vendere giornali o qualche altra cosa. Mi sono spiegato. Chi non ha bisogno di niente dice le cose come le pensa. E io da questo punto di vista sono un montanelliano di ferro. A me dico come stanno le cose, non li capisco queste cose, mi dispiace. Andiamo a vedere il Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano dice: cade un indizio su Babbo Renzi, va bene, ne abbiamo parlato. Poi l'Unità Bonifazi fece pressione e minacce per favorire Pessina. Dopo report, vabbè, dopo report sono un casino, l'hanno cacciata quella ragazza, quella persona. Ma a me sembrava in campo, poi non lo so. Chi, la Gabbanelli? La Gabbanelli? Sì, la Gabbanelli. È andata via lei, si è stancata. E questo bisogna vedere. Si sta godendo i risultati. Ma perché gli hanno imposto determinate cose, allora lei si impongono le cose, Attenzione. E poi dice qui Emiliano: il mio tendine rotto mi farà vincere. Emiliano. Il tendine rotto. Eh sì, perché ballando, ballando, vedi che ballava la tarantella e si è rotto il tendine, non scherziamo. Però è simpatico, Emiliano. Poi leggo questo titolo velocemente di Libero, dice: il PD è un cinepanettone, volano gli stracci e gli straccioni, perso il referendum, i Dem hanno ricominciato a litigare, Matteo non si è ancora ripreso, Orlando cambia look ma resta triste, Emiliano fa il ballo dell'orso e finisce in ospedale, Speranza e Rossi vanno con Bersani, però sono ancora dipendenti del PD. Conferma qui: i giudici decidono al posto di Grillo, ma mi pare di aver sentito stamattina che rimane fuori la Cassimatis, mi pare, poi mi posso anche sbagliare. Questa è la notizia. Due minuti, sì. Ale, va bene, velocemente dico, voglio solo ricordare questo, che stasera c'è la partita. La prima partita si gioca a Torino, poi il ritorno si gioca a Barcellona tra la Juve e il Barcellona. Dice qui il titolo, dice come una finale, ed è così perché in effetti è uno scontro tra due squadre abbastanza forte. Il Barça che ha vinto tutto e anche molto, e naturalmente la Juventus che spera di rivincere dopo molti anni la Coppa dei
campioni. Vedremo come andrà a finire. Poi stasera alle 22.30, ve l'ha già detto Maria Rosa, c'è Franceschiello con Lupi in Forum. Lupus in Forum. Lupus in Forum. Ho letto stamattina su un giornale, non credo che, mi auguro che ne parli Franceschielli, ma non vedo la necessità di una cacciata di De Angelis. Non facciamo ridere, perché già stiamo facendo ridere, però se continuiamo a far ridere, ormai il Cosenza, quella è la posizione. Ma veramente vogliamo scherzare e puntare ai playoff, che sono una cosa incredibile? Chi li ha inventati? No, l'ha inventato, ma veramente una cosa mostruosa. 28 squadre che vi partecipano, ditemi voi come si fa un altro campionato, per favore. Cacciare De Angelis per Roselli per una sciocchezza simile, vi prego proprio. Io vi ringrazio. Ringrazio Maria Rosa e ringrazio Alessio per la sua grande bontà e gentilezza, che ci vogliono persone buone per lavorare con me, perché io sono una cosa terribile, lo riconosco, ma quando lavoro sono fatto così, non ci posso fare nulla, perché per me il lavoro è una cosa seria, se lo faccio deve essere serio in tutti i sensi, per cui sono su di giri e sono caricatissimo. Comunque ringrazio tutti per sopportarmi, grazie, e grazie a te. Buona giornata, buon martedì, giorno di Marte, pertanto noi vi diamo appuntamento a questa sera alle 22.30. Preferisco a Paolo. Alle 22.30, io tutti, per Lupus in Forum, con i nostri Apolline, i Franceschietto, Antonio Pallo e Luciano Quozzo. E a me piacciono... Chi sono gli ospiti stasera? Li sai? No. Vabbè. Non lo so. C'è Damiano Del Monge. C'è Damiano Del Monge. Un altro Apollo, giovane Apollo. Non lo sai se c'è Damiano Del Monge. Di un giovane Apollo. Damiano Del Monge, niente. O c'è Damiano? No. Arrivederci, a domani.